E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, voglio spiegarvi come completare il secondo step del raid Cripta di Pietrafonda. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Andiamo a vedere quindi come svolgere lo step, partendo dall'analisi della mappa. Appena spawnati ci ritroveremo in una mappa rettangolare divisa in tre parti, destra, sinistra e centro, dove ci sarà un burrone e da dove potremo startare lo step. Qui nella parte alta troveremo una sfera viola che appunto dovremo utilizzare per startare e quattro capsule attaccate alla parete. Queste saranno il mezzo con cui raggiungere l'altra parte della mappa situata sulla stazione orbitale. Varrà sì quindi che per completare lo step dovremmo dividerci in due team da tre, uno che andrà nello spazio con le capsule e uno che rimarrà nella cripta. Startato lo step avvicinandoci alla sfera viola, quindi iniziamo ad uccidere i primi mob che spawneranno. Nel frattempo in entrambe le mappe saranno comparsi quattro cloni del boss. Nello spazio saranno due di sopra e due di sotto, mentre nella cripta saranno due a sinistra, uno al centro e uno a destra. Finita questa rapida fase di pulizia, i tre che dovranno salire nella stazione prenderanno una capsula a testa, mentre gli altri rimarranno a pulire. Ora il procedimento dei due team è pressoché uguale, vedremo però che chi sta nello spazio avrà un compito in più. Iniziamo però dal team nella cripta. Durante la pulizia, che in tutto lo step è pressoché costante, leggerete in basso che una sentinella sta interferendo con i terminali di potenziamento. Come per il primo step ritroveremo infatti la meccanica dei potenziamenti, operatore e scanner, trasferibili grazie ai terminali. Questo messaggio annuncerà quindi l'arrivo dei servitori sentinella, che spawneranno sia nella cripta che nello spazio, uno a destra, uno a sinistra e uno al centro. A questo punto nella cripta comparirà in una delle tre zone un vandalo hacker che avrà il simbolo dell'operatore. Mentre due guardiani uccidono i servitori, il terzo dovrà occuparsi del vandalo, ottenendo il buff dell'operatore. Ora è molto importante ricordarsi di richiamare le capsule, che vi ricordo sono state usate per salire nello spazio, e saranno quindi nella stazione. L'operatore dovrà sparare ai pannelli vicino alle capsule, che come al solito saranno rossi, per richiamarle a terra. Queste ci metteranno un po' a tornare, ma basta sparare anche solo un colpo per attivarle. Sarà quindi necessario avere almeno 3 capsule nella cripta, questo perché a un certo punto i guardiani dovranno essere tutti nello spazio e i 3 sotto dovranno quindi salire. Vi consiglio di lasciare la quarta nella stazione nel caso in cui qualcuno da sopra dovesse scendere per qualsiasi motivo. Parallelamente all'operatore, nella stazione comparirà un vandalo hacker che porterà il buff dello scanner, che ci servirà poi per capire a quale clone del boss dobbiamo fare danno. Nel frattempo tutti gli altri dovranno uccidere i servitori il più velocemente possibile, in modo da poter attivare i terminali. Una volta che i terminali saranno attivi, l'operatore dovrà essere trasferito al team dello spazio e rimarrà a loro per tutta la durata dello step. È quindi importante che prima di trasferirlo si chiamino le capsule. A questo punto dobbiamo prepararci per la fase di danno. Questa si svolgerà alternativamente nelle due parti della mappa, partendo da quella dello spazio. La fase di danno inizierà quando i cloni inizieranno a caricarsi. In questo breve lasso di tempo lo scanner dovrà controllare quale dei quattro cloni colpire. Come al solito lo vedrà ricoperto da una barra gialla. Lo comunicherà velocemente ai suoi compagni e tutti quanti andranno a fare danno. Il tutto dovrà essere molto veloce, perché dopo qualche secondo che il boss si starà caricando, se non verrà danneggiato sarà wipe. Stessa cosa se faremo danno al clone sbagliato. Non appena il clone verrà distrutto, questo lascerà a terra una palla viola come quella utilizzata per startare, che appena comparirà avvierà un timer di 45 secondi. Il giocatore che non ha alcun buff dovrà quindi raccoglierla e potrà visualizzare il timer. Per impedire all'essenza di esplodere e uccidere tutti, questa dovrà essere smaltita in una delle camere ai lati della mappa dello spazio. L'operatore dovrà quindi decidere in quale stanza andare, aprirla sparando al solito pannello rosso e una volta che il guardiano con l'essenza sarà entrato, sparargli in testa. In questo modo l'essenza verrà rilasciata dal guardiano e sparata in orbita. Questo procedimento può anche essere svolto fuori dalle stanze di depurazione, in questo modo però l'essenza tornerà in forma di sfera viola e il timer si resetterà. Principalmente questo è un metodo per guadagnare un po' di tempo nel caso non si riesca ad arrivare subito alla stanza. L'importante è che chi ha l'essenza controlli il timer e lo comunichi all'operatore, in modo da resettarlo all'evenienza. Facciamo ora un passo indietro e torniamo alla fase di danno. Non appena il clone sarà scomparso, il primo pensiero dello scanner dovrà essere quello di trasferire il buff al team della cripta, utilizzando ovviamente il terminale. Questo perché subito dopo la prima fase di danno, la stessa cosa andrà ripetuta dal team della cripta. Ricevuto lo scanner, quindi uno dei tre spotterà il clone da danneggiare, e una volta ucciso, uno tra gli altri due dovrà raccogliere l'essenza, salire con la capsula e farsi depurare, mentre lo scanner dovrà rimandare il buff al piano di sopra. Ogni giro sarà composto da 4 fasi di danno, 2 nella cripta e 2 nello spazio. Alla fine di ognuna quindi lo scanner dovrà immediatamente trasferire il buff per permettere all'altro team di spottare il clone. Dettaglio importante, essendo le 4 fasi di danno molto ravvicinate tra di loro, è importante organizzarsi bene per massimizzare il danno.
Una volta quindi che il primo clone della cripta verrà sconfitto e il guardiano con l'essenza salirà per farsi depurare, è molto probabile che questo arrivi poco prima o durante la fase di danno nello spazio. Piuttosto quindi che aspettare che l'operatore lo depuri, conviene che si unisca al danno per poi entrare nella stanza indicata e una volta depurato tornare di sotto. Inoltre ricordatevi che le stanze hanno un breve tempo di recupero, una volta utilizzate non saranno quindi disponibili per un po' e lo riconoscerete perché l'operatore non vedrà il pannello ricoperto dall'aura rossa. Per quanto riguarda il team della cripta, è molto probabile che questo si ritrovi a fare la seconda fase di danno con soli due guardiani. Non preoccupatevi però perché questa mancanza sarà compensata dal danno dello spazio fatto in 4. Una volta fatte le 4 fasi di danno e ripassato lo scanner all'inizio, il tutto ricomincerà. Spawneranno quindi i servitori che andranno uccisi per sbloccare i terminali e passare lo scanner. Ci tengo a precisare che ho detto che l'essenza va raccolta dai guardiani che non hanno alcun buff per un semplice fattore di comodità. Se la prenderà lo scanner, infatti, questo dovrà perdere tempo a trasferire prima il buff e poi andare a depurarsi. Se invece lo prenderà l'operatore, questo dovrà passare il buff a un suo compagno in modo da farsi sparare e quindi depurare. Quindi questo procedimento andrà ripetuto fino a un massimo di 4 volte, fino a che la vita del boss non raggiungerà l'ultima tacca. A questo punto tutti i guardiani dovranno andare nello spazio, ed ecco perché è importante ricordarsi di richiamare le capsule per fare l'ultima fase di danno. Nello spazio compariranno dopo poco tutti e 8 i cloni, e lo scanner dovrà comunicare a tutti quale danneggiare. Non appena il clone sarà distrutto, si passerà ad un altro, sempre individuato dallo scanner, e così via finché anche l'ultima tacca non verrà svuotata. Il cambio di boss avviene molto velocemente, per comodità quindi consiglio allo scanner di non fare danno o di smettere prima in modo da essere pronto a spottare il clone successivo. Facciamo quindi un breve riassunto. Pulizia veloce, 3 vanno nello spazio e 3 rimangono nella cripta. Spawnano i servitori e i vandali, operatore sotto e scanner sopra. Ucciso il vandalo e preso il buff, l'operatore richiama gli ascensori, mentre gli altri uccidono i servitori. Sbloccato il terminale, l'operatore viene passato di sopra, dove avviene la prima fase di danno. Lo scanner chiama quindi il boss, si fa danno e lo scanner viene passato di sotto. Il guardiano senza buff prende l'essenza del boss e viene depurato. La stessa cosa viene ripetuta per 4 volte alternando il danno sopra e sotto, passando sempre lo scanner appena ucciso il clone e ricordandosi di depurarsi. Ogni 4 fasi si conclude il giro e respawnano i servitori che annunciano l'inizio di quello successivo. Il tutto si ripete fino all'ultima tacca di vita. A questo punto tutti i guardiani vanno nello spazio e fanno danno ad uno degli 8 cloni alla volta, come al solito spottato dallo scanner, finché il boss non muore. Quindi ragazzi, io spero che il video sia stato utile e vi invito a commentare per qualunque dubbio abbiate. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.